Eccolo, si ve lo mai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buon lunedì, un buon inizio di settimana e notizie molto belle per la Juventus, perché come avete letto anche voi tramite il portale X di Fabrizio Romano, ma anche tramite Sky, Baiocchini, Douglas Luiz, come già vi accennavo anche ieri in giornata, farà le visite mediche proprio domani, martedì 25 giugno 2024, quindi grandissima giornata perché finalmente dopo tanto tempo abbracciamo un giocatore che può diventare veramente un campione del centrocampo, un centrocampo che per tanti anni veramente è stato orfano di grandi giocatori che potessero fare la differenza e come abbiamo detto varie volte nei nostri video mancavano dei leader, ok? E quindi ci vogliono dei leader tecnici per reparto, ne mancherà uno anche in difesa, probabilmente che vediamo chi arriverà. Per l'attacco, insomma, Giuntoli sta cercando in qualche modo di dare a Thiago Motta una squadra con più personalità, oltre che di grande tecnica. Quindi l'obiettivo è quello di far uscire di scena gli esuberi, ovviamente, e rimpiazzare questi esuberi a costo zero, cioè con i soldi che ti entrano tramite quei risparmi, usare appunto questo tesoretto per alzare il tasso tecnico della formazione bianconera. Quindi Giuntoli sta facendo un lavoro veramente egregio da questo punto di vista. Elkan non a caso gli ha affidato le chiavi dell'area sportiva e secondo me ha fatto una scelta molto saggia e lungimirante per questa programmazione triennale. Poi vedremo ovviamente se si andrà avanti con Thiago Motta in base anche ai risultati oppure no. Comunque la cosa buona è che queste visite mediche verranno effettuate velocissimamente proprio domani perché come sapete Douglas Luiz è in Brasile con la nazionale carioca partecipando alla Coppa America, quindi è un'occasione perfetta in qualche modo per accelerare i tempi in modo tale che poi il mercato iniziato, perché l'1 luglio si potrà fare, a porre la firma nel suo contratto. Ovviamente verranno fuori anche tutte le cifre esatte della lunghezza del contratto, se ci sono degli opzionali dentro, vari bonus, l'ingaggio totale, insomma tutto verrà fuori in maniera ufficiale. Ora aspettiamo, però questa è una notizia veramente strepitosa e come abbiamo detto per il fatto che l'Aston Villa doveva raggiungere il fair play finanziario impartito in maniera molto severa dalla UEFA, da un lato ci tocca aspettare comunque il 1 luglio per ufficializzare Douglas Luiz, dall'altra abbiamo potuto accelerare l'operazione in maniera molto molto evidente, un'operazione che si sarebbe potuto anche dilungare fino ad agosto, non so, all'ultimo momento, come è successo in tante operazioni in cui la Juve ha dovuto aspettare tantissimo per trovare l'intesa vincente con il club. In questo caso, come ho detto, siamo stati anche un po' fortunati e bravi a persistere, perché magari un altro direttore sportivo avrebbe mollato, no, nel momento in cui ci sarebbero state delle differenze di vedute nelle contropartite tecniche. Invece la Juventus, nonostante McKennie non abbia accettato il trasferimento ed è ancora sul mercato e vedremo se potrà andare al Napoli in qualche ipotetico scambio eccetera, ha dovuto continuare ad incalzare dopo che Lee Junior aveva detto sì e mettere barre in ecea un po' a malincuore, però come ho detto la Juventus almeno ha inserito in questi due giocatori il percentuale sulla rivendita, quindi questo è sicuramente un altro sentore che sta cambiando l'aria. Ovviamente è difficile mettere la recompra soprattutto per valutare tanto dei giocatori, però io dico che in alcuni, vedremo quali, soprattutto i più talentuosi, se la Juve dovesse andare a venderli, io mi tutelerei almeno con un diritto di recompra, al di là della percentuale sulla rivendita, la recompra, perché comunque è un peccato se un giocatore veramente diventa un campione in un'altra squadra, magari anche all'estero, in un livello di calcio più elevato del nostro, perderlo così è un po' un peccato. Ecco, volevo fare appunto questo cappello introduttivo parlando di questo. E poi Thuram, altro giocatore che potrebbe veramente arrivare, il nostro Kefrem, figlio d'arte di Lian Thuram, potrebbe veramente raggiungere Marcus Thuram dell'Inter nella Serie A in maniera di essere avversari, ovviamente sul campo. È un'operazione eccellente a livello di retroscena statistico, perché Thuram ti costerebbe praticamente come l'ingaggio risparmiato al netto di Rabiot, che prenderebbe 7,5 addirittura 8 nel terzo anno. Quindi pensate un po' che vantaggi ci sarebbero, perché comunque come abbiamo detto che Frank Thuram non chiederebbe più di 3 milioni di ingaggio netto, visto che ne prendeva neanche 1 milione al Nizza. Quindi insomma la squadra francese è avvisata, cioè per non perdere il giocatore che vuole andare via, l'ha già detto
a 0 a gennaio, visto che scade il 30 giugno 2025 e vuole la Juventus, a questo punto è già chiaro, con un Giuntoli che si è mosso con la gente molto prima, allora conviene loro incassare una bella cifra. E quindi, come ho detto, ecco, se riusciamo a spendere 15-18 milioni per un giocatore classe 2001, comunque punto fermo del Nizza in Ligue 1, non dico ancora punto fermo della nazionale francese, ma presto lo potrà diventare, ecco, farei questo sforzo. Tra l'altro ne ha parlato anche Giovanni Albanese tramite i suoi portali, e insomma, diciamo che la Juventus vede in lui un grosso potenziale di un giocatore che può ancora ambire ad alzarsi a livello di qualità, a livello di personalità, e quindi insomma, io ci penserei, tra quota di ammortamento e stipendio, veramente è un'operazione eccellente e ti porti un giocatore che è più forte obiettivamente di quelli che hai esistenti al centrocampo, tra quelli che rimarranno e anche tra quelli che andranno via. Quindi ecco cosa sta facendo Giuntoli in qualche modo, no? Con un minimo di spesa, ok, valutando anche le uscite, sta tenendo il bilancio sano e soprattutto migliorando la rosa a disposizione. Quindi più di così non gli si può chiedere, e in quest'estate sta dimostrando tutto il suo valore, perché la scorsa estate e il mercato di gennaio non ha potuto praticamente operare, proprio per i motivi che sapevamo di dover rientrare in maniera velocissima nel fair play finanziario imposto dalla UEFA di Čeferin, che aveva veramente l'occhio del ciclone su di noi dopo le vicende dello scorso anno, quando prendemmo il 10 punti di penalizzazione e anche l'esclusione dalle coppe per un anno. Ecco, poi brevissimamente due paroline anche sull'Italia e sulla Germania, perché comunque ci interessano questi intrecci, perché proprio col pareggio di ieri dell'ultimo minuto con Füllkrug al 91esimo con la Svizzera, l'Italia eviterà la Germania, quindi questa è un'ottima notizia, così come la Croazia la eviterà, e eventualmente se dovesse appunto battersi, ma tocchiamo ferro. Però ecco, diciamo che l'unica possibilità che ha l'Italia adesso, arrivando seconda, che è il massimo della possibilità del girone, visto che la Spagna è già prima, può beccare la Svizzera, ok? Che è un avversario tutto sommato abbastanza agevole, ma comunque non da sottovalutare, attenzione, perché ha fatto un ottimo girone e ha messo alle corde anche la Germania. E se dovessimo arrivare terzi, potremmo beccare appunto una nel girone del E o girone F, quindi una nel girone del Belgio, Romania, Ucraina e Slovacchia, oppure il girone del Portogallo e Turchia. Quindi insomma, ragazzi, vedremo anche qui cosa succederà, dipenderà tutto da stasera, Italia-Croazia, partita che sicuramente sarà a scacchi tra i due allenatori. Spalletti ci sorprende, perché invece di mettere Fagioli titolare a scapito di Jorginho in regia, preferisce Cambiaso tra gli juventini, con Chiesa comunque inamovibile sempre davanti, e un 4-1-4-1 ipotetico, mescolando un po' le carte con Donnarumma, Di Lorenzo, Darmian al posto di Di Marco, Bastoni, Calafiori in centro, e poi Jorginho a dettare i tempi davanti alla difesa, con dietro Retegui invece di Scamacca, Pellegrini, Frattesi, Chiesa e Cambiaso. Vedremo come andrà. Ovviamente, come sempre, vi chiedo di dirmi la vostra nei commenti, e sempre e comunque forza io fino alla fine.